jazzisti italiani del futuro, come li ha definiti Renzo Arbore, sono stati loro gli ospiti dell'ultima serata di Gusto Jazz a Corato, la rassegna che negli ultimi giorni ha unito musica e buon cibo in diversi luoghi del centro storico coratino. Sul palco Matteo e Giovanni Cutello, giovani fratelli gemelli siciliani, talentuosi e già ben noti nel panorama musicale italiano. Con i loro strumenti preferiti, il sassofono e la tromba, hanno allietato la serata dei tanti cittadini presenti ai piedi del palco allestito in piazza Matteotti. Quella dei Cutello Brothers è una storia cominciata quando avevano solo 7 anni, una passione condivisa da sempre. Significa tutto, alla fine siamo cresciuti insieme, inevitabilmente la vita ti porta a condividere anche le stesse passioni, perché magari uno inizia a fare un qualcosa e l'altro viene subito, insomma, preso anche un po' dalla gelosia, che sta facendo mio fratello, lo faccio pure io. Quindi uno trascina l'altro in qualsiasi cosa, nel bene o nel male. Avevamo 7 anni, il nostro padre il giorno del nostro compleanno ci ha comprato gli strumenti, quindi è stato all'unisono sempre. E poi quell'attestato di stima da parte di Renzo Arbore, che sin da subito ha visto in loro grandi potenzialità. Una cosa che ci riempie di orgoglio, sì. Abbiamo incontrato il maestro un paio di volte e abbiamo anche avuto la fortuna di poter suonare con lui sul palco. Quindi un grandissimo orgoglio, anche una grande responsabilità, perché comunque insomma, non è una cosa da poco. Tanti i brani proposti al pubblico coratino, tra questi anche alcuni inseriti nel loro prossimo album. Allora, alcuni standard jazzistici e poi i brani dei nostri idoli, ci saranno brani di John Coltrane, Michael Brecker, Kenny Garrett e anche dei brani originali che saranno contenuti nel nostro nuovo album in uscita quest'anno. Abbiamo appena fatto uscire un nuovo singolo, si intitola Kikos Blues, che prevede la partecipazione straordinaria di Alex Britti e Stefano Di Battista, che ha prodotto il nostro album, quindi presenteremo anche questo stasera. Per i fratelli Cutello, la Puglia è un po' come casa. È bellissima, mi ricorda molto la nostra Sicilia per alcune cose, quindi è sempre un onore, bello tornare qui. E quindi ci tornerete? Assolutamente sì. Il successo di Gusto Jazz a Corato è certificato dal coinvolgimento dei cittadini in ogni tappa all'interno del centro storico, una rassegna che si candida a diventare tra le più interessanti sul panorama degli eventi regionali. Si conferma Gusto Jazz come uno degli appuntamenti più importanti per la nostra città, ma credo anche per il territorio vasto, quindi anche a livello regionale. Io in sede di conferenza stampa mi sono anche sbilanciato nel collocare il festival come anche un importante appuntamento di rilievo nazionale, e di fatto questo lo è stato, perché aprendo con due giganti del panorama jazzistico nazionale e internazionale e chiudendo con quelle che sono definite le promesse, no, vincenti, le più talentuose presenze in questo momento sul palcoscenico jazzistico nazionale, ecco che in questo modo mettiamo insieme, ecco, la conferma della grande professionalità jazzistica con quello che è il talento che noi ci auguriamo possa essere anche di buon auspicio per il festival stesso.